Oggi il club Soroptimis di Agrigento, con la nuova presidente, presenta il programma relativamente a Orange in the World, tante iniziative che si svolgeranno il 25 prossimo. Orange the World segna 16 giorni di attivismo per il Soroptimist relativi al tema della violenza sulle donne. Sarà un Orange the World particolare perché quest'anno abbiamo coinvolto ampi spaccati della società. Cominceremo il 25 alle 8.30 con un minuto di silenzio, un'iniziativa che coinvolge tutte le scuole della provincia. Moltissime hanno dato adesione. Dopo un breve video del Soroptimist faremo un minuto di silenzio. Poi alle 18 abbiamo previsto una messa presso la Chiesa dell'Immacolata che riporterà un posto vuoto con un drappo rosso a significare chi non c'è più perché vittima di violenza. Dopodiché ci recheremo a Porta di Ponte per deporre un mazzo di fiori sulla panchina rossa subito dopo aver declamato una poesia e recitato un monologo. Illuminiamo di arancione la città così come lo abbiamo fatto negli anni passati, ma quest'anno anche tanti comuni della provincia si sono uniti a questa nostra richiesta. Abbiamo trovato grande sensibilità in tanti comuni, da Aragona, Siculiana, Favara, Montevago, Naro, solo per citarne alcuni, perché comunque le adesioni continuano a venire. Ancora le farmacie dell'Atifar Federfarma esporranno tutte in tutta la provincia una locandina riportante un fiocco arancione, il nostro logo e chiaramente il significato di Orange the World. Abbiamo coinvolto lo sport. La SEAP Aragona il 27 giocherà indossando un nastro arancione. Abbiamo chiesto al comune di Agrigento l'elaborazione di una bibliografia sui testi presenti all'interno della Biblioteca La Rocca che riportassero tematiche sulla violenza sulle donne, idea che è stata accettata e che è già in fase di elaborazione. Ancora le scuole in primo piano con un'altra iniziativa, Kindness, anche parole e frasi gentili sull'albero di Natale. Noi daremo alle scuole aderenti alcuni cartoncini con il nostro logo e i ragazzi dovranno scrivere delle parole e frasi gentili perché riteniamo sia importante recuperare la necessità di dialoghi sereni, di recuperare la non aggressività, e lo faremo fino a Natale perché l'albero scolare resterà fino a Natale, ricongiungendoci a quelli che sono i valori del Natale. Chiuderemo le nostre iniziative il 10 di dicembre, giorno in cui si celebrano i diritti umani e il Soroptimist Day, con il passaggio della campana. Presidente, voi avete deciso di appoggiare e supportare le iniziative del Soroptimist attraverso le farmacie vostre associate. Lo facciamo con piacere, lo abbiamo sempre fatto. Le farmacie sono un porto sicuro per chi ha bisogno per la salute, ma anche per tutte quelle persone che hanno disagi e problemi di vario tipo. L'iniziativa di Soroptimist è meritevole e quindi noi abbiamo di buon grado deciso di aiutarla. Luigi Costanzi, rappresentanza dell'Istituto Levi Montalcini, ma anche di tante altre scuole che hanno aderito a questa iniziativa del Soroptimist. Sì, abbiamo aderito con estremo piacere a questa iniziativa del Soroptimist. Noi il 25 celebreremo questa giornata sulla violenza contro le donne proprio perché consapevoli che deve partire dalle scuole un messaggio molto forte e deciso contro ogni forma di violenza e soprattutto contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne.